Che risultato bugiardo, che schifo, proprio un risultato immeritato, bugiardo e proprio brutto da vedere, classico da Inter, gioco da Serie B, contropiede, tutti in difesa, i primi 10 minuti sono partiti malissimo, non c'era un gioco, non c'era una difesa, i giocatori non stavano svegli, io lì ho detto, ma qui sarà una goleata, alla fine c'è stata. 3 gol subiti, 3. Figuraccia. Cioè, era ovvio che partivamo sfavoriti. Invece abbiamo dominato poi. Dopo i primi 10-15 minuti ci siamo ripresi, abbiamo incominciato a dominare. Attaccavamo noi. Però, come al solito, contro di noi giocano tutti troppo bene. Handanovic, cos'era successo oggi? Non poteva entrare, cioè. Questo è il classico tipo di partite che tu dici: no, non posso vincere. Cioè, mi viene in mente quelli che su Clash Royale usano l'arco X. L'arco X, proprio così, da lontano, torre infernale. Adesso ho messo anche perché. No. Stiamo malissimo. Ma cos'è successo? Poi tutti in difesa. Noi attaccavamo, attaccavamo, il gol doveva venire. No, tutti in difesa. Due in attacco. Lo 0, 3-0. Fisicamente ci hanno sorpassato, però. Era così. Cioè, fisicamente sono più pronti, hanno dei giocatori di un livello più alto. Però questo 3-0 è pesantissimo. Immeritato, soprattutto immeritato. Tonali oggi top partita, ha fatto anche qualche tiro lì, magari poteva essere più angolato, però ha passato, è stato attento, ha recuperato palloni. Tonali top partita, io non so a chi dare la colpa. Cioè, il gioco magari. Cioè, dovevamo immaginarcelo che l'Inter giocava così. Qui, soprattutto in Serie A, dobbiamo sfruttare le piccole occasioni. Anche in Europa League, contro la Stella Rossa, abbiamo visto che bisognava tirare da lontano, anche non possiamo aspettare di andare davanti alla porta. Facevamo i cross, ok, perché sappiamo c'è Ibrahimovic. Anche qui mi viene la domanda, siamo Ibra dipendenti? Ma forse anche no, però, cioè, non è possibile. Adesso, concentrati, dobbiamo vincere le altre. Lasciate un piace, iscrivetevi al canale. Non so che dire. Bello.